Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento dei premi internazionali Flaiano. Questa sera abbiamo un appuntamento speciale perché per la prima volta uno speciale di cinema e arte. Perché? Perché dopo aver visto il successo del film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, interpretato da Elio Germano, che ha vinto poi il Leone d'Argento al Festival di Berlino lo scorso anno, e dopo aver incontrato Francesca Villanti, storica dell'arte e manager culturale, che ci sta aiutando in una interpretazione e ristrutturazione, diciamo, del Media Museum di Pescara. Tra l'altro Francesca è una dei massimi esperti proprio di Ligabue. Abbiamo deciso di parlare proprio di cinema e arte. Infatti vi saluto, benvenuti Francesco Beltrame, che è poi il produttore Buonasera. del film Volevo nascondermi. Complimenti per il film e per i successi che poi ha avuto, nonostante non siamo riusciti ancora a vederlo in sala, ma confidiamo magari anche nel prossimo Flaiano di vederlo al prossimo Flaiano Film Festival. E buonasera Francesca Villanti. Buonasera. Con il film Volevo nascondermi, in questo caso arriviamo veramente alla poesia pura, per cui c'è un racconto di un artista che è già molto, molto complesso, nel senso che è un artista che è quasi più famoso per il suo essere uomo che il suo essere artista, cioè in qualche modo la figura del folle, dell'artista marginale, ha oscurato in qualche modo l'arte in sé. E sono riusciti attraverso l'interpretazione straordinaria di Elio Germano, sicuramente, però non è solo quello, è proprio l'insieme. C'è una fotografia strepitosa, la scelta dei dettagli, dei costumi, di come vengono interpretati i personaggi, la scelta di come raccontare un percorso di vita molto complicato. Che le musiche, veramente, quando dici è emozionante, lo è nel vero senso della parola. Guarda, il film è una cosa un po' particolare, nel senso che questo è un film che Giorgio Diritti aveva dentro, quindi ha fatto un lunghissimo, ma veramente lungo processo di interviste prima che arrivasse, diciamo così, in Palomar di studio, parlando tra l'altro anche con Sergio Negri, quindi anche con tutta la famiglia Negri, quindi sul territorio, cercando di capire, di studiare il personaggio. Giorgio è uno che racconta l'uomo, la persona, cioè spesso i suoi film raccontano questo. La figura di Ligabue è una figura che ci ha fatto innamorare sicuramente in gioventù, vedendo, almeno che io mi ricordo che ero veramente molto piccolo, quando vidi una delle prime per me serie televisive, però rimasi assolutamente colpito, anche traumatizzato in qualche modo, non lo nego. Questa è una persona che comunque un uomo, è un artista che ci è rimasto dentro fin dalla tenera età. Per la mia generazione, quando mi hanno proposto questo film con questo regista, io ero particolarmente entusiasta di poter fare questo tipo di progetto. Poi siamo riusciti a portare Elio Germano all'interno della cosa, e Ursula Pazza dei costumi, e Matteo Cocco la fotografia. Ci ha creato Lorenzo Tamburini, che ha seguito tutta la parte prostetica di trasformazione, insieme a Aldo Signoretti. Sono tutte persone di una professionalità altissima, internazionale, per fare un film che poi racconta in qualche modo la semplicità di una terra in un periodo storico in cui l'Italia era quello che era.